Stefano Sanson, che è un agronomo e con il quale è un agrotecnico con il quale collaboriamo da molti anni e che ci dà spesso consulenze su quello che dobbiamo fare. Dico una sola parola, stiamo preparando, spero veramente che adesso esca perché non ne posso più, un volume sull'alimentazione tradizionale in provincia di Belluno, e anche Stefano ha partecipato con un suo contributo proprio sulle varietà, su alcune varietà tradizionali. Ecco. Allora, buonasera. Buonasera a tutti, allora io sono, come ha detto, Stefano Sansoni. Io stasera vi ringrazio intanto dell'invito, ma ho già detto prima nell'intera riunione. Io porto un po' le mie esperienze che vengono da tre situazioni. Beh, mi siedo così, non do neanche fastidio. Io sono 20, ormai 30 anni che mi occupo di agricoltura, così come passione, ma ovviamente riesco a farla sia come lavoro che come passione. Io sono un insegnante dell'Istituto Agrario di Feltre da 25 anni circa. Da circa 25 anni seguo le sorti della cooperativa agricola Fiorita, che adesso condivido con Eugenio Gardette, e da qualche anno faccio parte dell'associazione Slow Food. Questo mio essere in tre situazioni diverse, tutte quante che riguardano come l'agricoltura, l'ambiente e l'alimentazione, mi ha permesso, con un po' di fortuna, di avere, secondo me, adesso non so se riesco a trasferire questo, una visione dell'agricoltura un po' su tutti i termini, con la scuola e quindi con i progetti, con Daniela e con quant'altro, con un approccio formativo, didattico, ma anche scientifico, quindi collaborando con progetti, con progetti internazionali, anche università, e quindi con un approccio più scientifico. Con la cooperativa agricola ho avuto la fortuna di riuscire di trasferire questi aspetti in un contesto pratico, quindi avere a che fare direttamente con gli agricoltori, condividendo con loro quelle che sono le fatiche che Mirta ha ben descritto, e poi con Slow Food da qualche anno mi ha permesso di avere una visuale un po' di questi concetti anche in maniera così, in termini particolari, un po' filosofica, insomma, pensando, immaginando quali possono essere anche gli scenari futuri o qual è, insomma, la situazione. Ecco, sul titolo della locandina c'è scritto paesaggio, agricoltura, un po' difficile sto approccio qua, però ci provo. Prima faccio quindi dico qualcosa su questi aspetti paesaggistici, poi arrivo alla fine alle esperienze concrete di adesso. Inizio con tre frasi, solo così, per tre frasi che sono anche tre slogan, che spesso dico anche nelle riunioni, ma mi dà la possibilità di iniziare a riflettere. Allora, mangiare è un atto agricolo. Noi dovremmo essere coscienti che ogni volta che andiamo a mangiare qualche cosa siamo di fianco a Mirta, siamo di fianco agli agricoltori della cooperativa Fiorita, comunque agricoltore, e gli stiamo dicendo: se io mangio quello è perché voglio quello, e quindi, caro agricoltore, lo devi fare in quella maniera. Se io voglio il fagiolo che costa 1,50 euro, tipo borlotto, sto dicendo: Mirta Lira, serra l'azienda, va a casa, perché preferisco quelli che fanno in Piemonte o in Cina. Se io invece dico che voglio il fagiolo e la monga, sono disposto a spendere 12-13 euro, la sto accompagnando verso un percorso. Quindi veramente mangiare è come essere di fianco all'agricoltore e a dare a questo dei consigli. Più o meno uguale è, e questa è più frequente, acquistare in atto politico. Noi sappiamo che ogni volta che andiamo ad acquistare qualche cosa facciamo delle scelte politiche, e quello che vado a dire agli agricoltori e ai 220 agricoltori della cooperativa è che coltivare è anche un atto gastronomico. Spesso gli agricoltori, perché bisogna guardarci sia di qua che di là, spesso gli agricoltori non si ricordano che quello che producono è un qualcosa che dopo deve essere mangiato. E questo probabilmente non in provincia di Belluno, ma in un'agricoltura intensiva gli agricoltori dimenticano che il prodotto, la materia prima, è un qualche cosa che si mangia, e quindi tutto il discorso legato all'utilizzo di prodotti chimici e quant'altro, che purtroppo in agricoltura, in un'agricoltura magari non locale ma quella nazionale e internazionale, è molto forte. Si diceva prima, e con piacere sentivo anche Daniela che diceva, che c'è un certo ritorno all'agricoltura. Io sono assolutamente convinto di questo, sono molto ottimista su questi aspetti. Probabilmente a causa della crisi c'è questa nuova ruralità. Allora, fino a qualche anno fa c'era l'urbanizzazione del rurale, no? Si iniziava costruzione di infrastrutture comunicative, autostrade, viadotti, costruzione di centri commerciali, discoteche in piena campagna.
adesso probabilmente capannoni, no? Probabilmente adesso questo si è rallentato un po' e adesso assistiamo a un processo che è un po' inverso, un opposto, che è una ruralizzazione dell'urbano. Un po' alla volta si sente parlare sempre più di orti urbani. A New York va di moda i quartieri, i cosiddetti giardini di quartiere gestiti e lavorati direttamente dalla popolazione, sempre di più, come diceva Daniela, si sente parlare di orti, sempre di più anch'io inviti a parlare di orticoltura, andare a fare dei corsi di come si fa l'orto, di come si fa a recuperare una specie, quindi c'è sicuramente questa nuova ruralità. Si è visto anche nei negozi, per dire, ormai l'abbiamo nominata 100 volte, la cooperativa La Fiorita, quest'anno le patate da seme, che negli anni scorsi 180 quintali di patate da seme potevano essere sufficienti, quest'anno probabilmente 200-250 patate di seme sarebbero andati venduti. È la crisi, non è la crisi, non si sa, comunque c'è sempre un ritorno verso l'agricoltura, verso l'autoproduzione, secondo me è un segnale interessantissimo e importantissimo. C'è questo nuovo concetto di, se prima forse eravamo più ricchi, c'era un'offerta più estetica, un consumo vistoso, adesso c'è un po' di più, secondo me, secondo Slow Food, secondo quelle ricerche, c'è una nuova etica, una nuova ecologia sociale, un'economia e una politica, e probabilmente il fatto di essere così numerosi stasera è proprio questa attenzione nei riguardi dell'agricoltura. Quindi un po' lo slogan è un po' meno urbano, un po' più rurale, insomma c'è questo grande ritorno all'agricoltura, comunque alla ruralità in generale. E c'è però una nuova ruralità, però c'è anche una nuova agricoltura. L'agricoltura non può essere più un'agricoltura fatta di solo produzione, ma assolve a tantissimi bisogni. Io provo a elencarne alcuni. Beh, il primo è la produzione di beni. Gli agricoltori non producono solo fagioli come bene, ma quello forse è la cosa più importante, ma producono anche tantissimi servizi, difesa idrogeologica, conservazione del paesaggio. Ricordiamo che il paesaggio rurale è un patrimonio da preservare, che anche quello è una ricchezza e sono gli agricoltori che la fanno. Una salvaguardia della biodiversità. La biodiversità va conservata sì in maniera museale, come si fa qua, ma come diceva Daniela, la si fa sia all'interno dei locali ma anche all'esterno degli orti. Quindi gli agricoltori conservano anche biodiversità, germoplasma. C'è un'attrazione turistica che nessuno può negare. Sempre di più il turista cerca, per fortuna nostra, la Val Belluna, forse un po' meno le zone più commerciale come magari Cortina d'Ampezzo o quant'altro, ma cerca queste zone rurali, e tutti i ciclisti austriaci, tedeschi che girano per le stradine qua ne sono conferma. C'è la ricerca di un ambiente rurale particolare, naturale, forse quello che magari una volta andavamo a rinnegare. C'è una salvaguardia della cultura rurale, le tradizioni, l'identità, la coesione sociale. Tutte queste sono produzioni agricole, tecnicamente si dice delle esternalità positive, che derivano spesso da, sia da situazioni individuali, descritte fino adesso, ma soprattutto da quando le situazioni sono di più persone messe insieme di aggregazione. Però trovano, non trovano sempre un'adeguata valorizzazione. Spesso noi diciamo il fagiolo Gialette costa 16 euro al chilo, è caro, perché pensiamo solo al valore del bene, del prodotto, e non pensiamo a tutte le altre esternalità che l'agricoltore produce e che sono valore per noi. Allora ci arrabbiamo se vediamo le colline piene di rovi, se vediamo tutto imboscato, però non pensiamo che qualcuno dovrebbe farlo, però se va a pulire quei boschi in qualche maniera dovrebbe essere pagato, però ci rifiutiamo di pagarlo perché il prodotto costa troppo caro. Avevo messo questa slide così che vado velocemente, queste esternalità, ad esempio questo è un articolo di una ricerca in cui, un po' complicata forse, qualcuno si è messo a fare questa ricerca e ha detto, cercando in Google, in internet, quando si digita malghe o al peggio, la parola correlata non è formaggio, non è prodotto, ma la parola correlata, su queste ricerche sono un po' complicate, non vado a scrivere, è sport, cultura, difficoltà, salute. Quindi la gente crede all'agricoltura non solo come produzione di bene, ma come tanti altri fattori che in qualche maniera però dovremmo far pagare. Formaggio.
L'agricoltura si trova però anche a un grande bivio, secondo me. Daniela, ancora una volta, mi aveva anticipato, diceva che l'agricoltura adesso soffre di un grande problema. E queste sono le due prospettive che abbiamo davanti. Da una parte l'abbandono, se andiamo a vedere ormai i nostri paesi o quante imboscati sono i prati, guardare le montagne, non so, io abito a Feltre, automatico il Monte Avena, e vedo le cartoline di una volta, c'erano prati enormi, adesso non si vede, su automatico non si riesce a vedere neanche 100 metri quadrati di prato. C'è un abbandono completo delle superfici, ma anche dei paesi. Dall'altra parte abbiamo un altro problema, che è l'intensificazione agricola e la perdita di suolo agrario. Io in maniera provocatoria posso dire che la provincia dell'Uno è una nuova terra di colonizzazione. Sapete bene che i prosecari vedono la provincia del Belluno come una zona ad altissima naturalità. I terreni costano dai 3 ai 5 euro al metro quadrato, laggiù costano dai 100 ai 300 euro al metro quadrato. La stessa cosa in Onesi, i produttori di mele del Trentino vedono la Valbelluna come un territorio magnifico, se non altro molto economico. Dal punto di vista della produzione, la storia ci dice che abbiamo prodotto mele, Daniela, dall'Ottocento, le esportavamo in Egitto e quant'altro, quindi ci si chiede anche come mai non abbiamo avuto uno sviluppo come Val Dobbiadene in Trentino. Come mai non lo so, ma però è una fortuna probabilmente non aver fatto così. Io dico sempre che noi dal punto di vista dello sviluppo è come una ruota, no? Siamo talmente indietro che però adesso ci troviamo davanti. E quindi abbiamo un patrimonio interessantissimo, abbiamo conservato in maniera fortunosa, forse chissà anche per che motivi, potremmo anche dirlo, ma insomma ci troviamo ad avere un patrimonio straordinario da non lasciar perdere di vista. Mi dispiace se il sindaco è ancora qua, è andato via, perché sapete che Cesio Maggiore in particolare ha una storia su una di queste problematiche qua. Ecco, due parole velocissime sull'abbandono. Allora, gli impatti causati dall'abbandono dei terreni agrari e avanzamento del bosco. Io non sto neanche magari a leggerli perché diventa noioso. Ci sono impatti ambientali, impatti sociali, impatti economici. Credo che siamo tutti convinti, insomma, che è un problema l'agricoltura, dalla perdita di habitat alla biodiversità, all'instabilità dei versanti, sono negli impatti ambientali. Ai cambiamenti microclimatici, si dice una volta non c'era nebbia, adesso c'è nebbia perché c'è il lago di Busche, ma però perché è tutto imboscato, insomma c'è microclima. Impatti sociali, scomparsa degli elementi del paesaggio bioculturale, la perdita di patrimonio storico, l'omogeneizzazione, la banalizzazione e la chiusura dei quadri paesaggistici. Vado anche sugli impatti economici, disastri naturali, la perdita del valore paesaggistico e quindi un danno al turismo. Non credo che il turista venga volentieri a vedere tutti i pascoli imboscati e pieni di rovi. Un crescente inaccessibilità al territorio, una scomparsa di tipicità alimentari, insomma un sacco di problemi che è l'abbandono. L'altro problema, però, oltre all'abbandono, dicevo che c'è la perdita di suolo agrario e l'intensificazione. Allora, la costruzione di svincoli, strade, superstrade, questi vengono fatti sostanzialmente nelle zone, qui sono a Rasai, no? Nelle zone più quelle agricole, dove una volta c'erano gli spazi più grandi, prima erano campi, adesso sono strade, viadotti e quant'altro. Costruzione di case e nelle zone più belle, non so anche dove abito io a Fara di Feltre, c'era un bellissimo prato, adesso sono tutte stabilite a schiera, che poi ci si chiede anche perché le costruiscono, però che poi rimangono anche chiuse oltretutto. Forse questo sviluppo adesso si è un po' fermato. La costruzione di capannoni, che se andiamo a vedere in giro, sono tantissimi di questi sono chiusi. E questa, c'è un modo di dire, è l'ultima cultura. Qualcuno dice: qual è l'ultima coltivazione? Questa, il capannone è l'ultima coltivazione che si può fare su un suolo, dopo di quella non c'è più niente. Come l'altra problematica, e qui solo per assolvere a quello che c'è scritto sulla locandina sul paesaggio, questa è un'altra coltivazione che si fa sui suoli. Fortunatamente adesso ci sono delle leggi che regolano di questo, ma questo è uno sfruttamento del suolo in maniera... sono interessanti indubbiamente le energie rinnovabili, ma non fatte in questa maniera, insomma questa c'è perdita del suolo.
questa è una fotografia, la terra deve produrre cibo, non asfalto o non pannelli solari e quant'altro. Sapete che esistono delle belle iniziative a cui Slow Food fa parte, ma è un'iniziativa a sé stante, Salviamo il paesaggio, è un forum italiano che si preoccupa di salvare il paesaggio sia per questioni paesaggistiche e estetiche, ma poi abbiamo visto anche per questioni poi ambientali. Questi stravolgimenti e modificazioni del suolo, abbiamo detto che ci sono degli esempi vicinissimi a noi. Io porto questo, qui siamo a Cesio Maggiore, a Cagliol, sapete che da qualche anno c'è questa battaglia. Abbiamo fotografato il campo in più riprese, prima era così, 2007 e via di seguito, sono arrivate i nonesi, le ruspe, i camion, gli sbancamenti di migliaia di metri cubi di terreno, e questa è la cultura com'è. Allora, da un punto di vista economico, probabilmente la situazione va benissimo, ma una sostenibilità, forse la slide ho messa dopo, un progetto è sostenibile quando assolve gli aspetti economici, e questo probabilmente come Meleto dal punto di vista economico funziona, però non funziona dal punto di vista ambientale, se non altro perché c'è stato uno sbancamento di migliaia di metri cubi, c'era una collina e non c'è più, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista sociale. Dal punto di vista sociale ha creato delle problematiche, c'è stata una raccolta di firme, di parecchie centinaia di firme, ci sono state anche delle proteste anche violente in certi casi, cartelli e non cartelli, anche provocatori. Comunque questo sta a dire che quando si fa un progetto in un territorio, quando si va oltre la vocazione di quel territorio, bisogna fare i conti anche con la popolazione. Probabilmente anche quella situazione si è un po' affievolita, io dico un po' sveglia a tutti quanti, perché questo è un caso. Nella sinistra Piave ci sono i Meleti di Prosecco, insomma, se ci accorgiamo, fra qualche anno ci ritroviamo in una situazione simile a Valdobbiadene, no? O al Trentino, o potremmo trovare una situazione del genere. Certo che dopo gli austriaci in bicicletta, o noi con le nostre famiglie in bicicletta intorno a sti campi, non andiamo più. Questo è un cartello che c'era a Cagliol, la Biancaneve, cioè Biancaneve è la strega che offriva la mela. Cioè, sono situazioni, io ve lo metto anche in maniera provocatoria, solo un po' per riflettere su queste cose. Mi spiace, fino adesso noi possiamo andare in giro per la nostra agricoltura arretrata tranquillamente, senza il casco o senza stare attenti a questi cartelli, vicino alle colture a Valdobbiadene, andare a fare un giro anche in questi giorni, con queste piogge di oggi, se magari domani viene un po' di caldo, dovremmo un po' pensarci, perché ovviamente là ci sono atomizzatori e trattrici che vanno a gran regime. Ripeto, io sono un tecnico, ho studiato agraria e quindi capisco cosa significa la grande agricoltura, però dico che ci sono misure e misure, non possiamo proporre un'agricoltura arretrata, ma neanche possiamo proporre un'agricoltura che va oltre a certe misure. Questi sono gli elicotteri che giravano probabilmente a Valdobbiadene, immaginate voi chi abita di fianco in quelle situazioni. Vado oltre, siccome non serve solo protestare, non serve solo far proteste e dire non bisogna abbandonare l'agricoltura, non bisogna intensificare, bisogna secondo me anche fare delle proposte. Le proposte sono, secondo me, secondo la cooperativa, secondo Slow Food, la proposta è quella che ci resta a noi in montagna, ma che diceva anche Mirta, sono le tipicità agroalimentari e la voglia, la necessità di aree naturali. Questa probabilmente è la vocazione della provincia di Belluno, questa secondo me è la tendenza, se vogliamo avere uno sviluppo sostenibile, verso cui andare. Abbiamo un patrimonio straordinario, ripeto, proprio perché siamo arretrati, siamo riusciti a conservare delle straordinarie varietà di melo, di pero, di fagiolo, ma anche di fave, di zucca, di orzo, di mais, di frumento, cioè di tutto veramente, ce lo invidiano dappertutto, è che noi non riusciamo a valorizzarlo. Questa era una ricerca che avevamo fatto tempo fa, non solo produzione e biodiversità, ma anche prodotti agroalimentari, e sapete quanto attrattivo sia verso il turismo l'aspetto gastronomico. Non c'è più nessuno che va in ferie e che non chiede di mangiare qualche cosa del territorio, insomma. E quindi probabilmente noi dovremmo sempre più sfruttare questa ipotesi e dire
devo offrire al mio turista quello che il mio territorio offre, magari cercare di vendere il meno possibile lontano da casa, ma far sì che sia il turista che viene a mangiarlo qua. In questa maniera potremmo unire agricoltura e turismo. Vabbè, un'agricoltura basata sulla valorizzazione dell'agrobiodiversità coltivata, ovvero delle tipicità agroalimentari, rappresenta probabilmente la strategia più efficace in grado di coniugare la gestione dello sviluppo sostenibile e attivo del territorio, garantendo benefici economici alle persone coinvolte. Cosa voglio dire? Che l'agricoltura fatta in una maniera tradizionale, tradizione e innovazione, secondo me deve essere fatta attraverso l'utilizzo di biodiversità locale, quindi anche con l'utilizzo delle vecchie varietà. Perché se ci sono le vecchie varietà è perché sono qua da centinaia d'anni, perché si sono adattate e perché qui funzionano bene. Se io porto una varietà dall'esterno sono costretto, se non voglio modificare la varietà, devo modificare l'ambiente, il che non va bene. Vado un po' avanti, sì, lascio perdere questo. Questo era il discorso che qualunque progetto, secondo me, dovrebbe essere visto con logica della sostenibilità sociale, ambientale e economica. Ecco, da dove partire? Io così mi sono permesso di scrivere un po' la ricetta di quella che secondo me potrebbe essere lo sviluppo agricolo della provincia, e insieme alla cooperativa ho cercato di mettere in atto questo. Insomma, la cooperativa ha anche letto il suo bilancio l'altra sera, ancora per una volta attivo, siamo in crescita ogni anno come fatturato, quindi come conferimento di produttori agricoli, quindi le cose vanno bene e probabilmente questa ricetta quindi funziona. La ricetta, tra virgolette, senza voler essere presuntuoso, la ricetta è questa: una dei primi comandamenti, l'aggregazione, ovvero la capacità di mettersi insieme, di unire le energie e di cooperare tra diversi produttori agricoli. Gli sforzi che sta facendo Mirta sono esemplari. Io cerco, forse anche per non so qualche cosa innato mio, che è essenziale cooperare, associarsi. In agricoltura diventa estremamente difficile muoversi da soli, pensare di fare produzione in campo, pensare di fare marketing, pensare di fare il packaging, pensare di fare l'autoformazione. Quindi in qualche maniera io questo lo devo condividere con altri. Il risultato lo si fa solo se si è in gruppo, l'unione fa la forza. Secondo me questo è uno dei concetti chiave. L'altro concetto chiave è l'integrazione, ovvero la capacità di mettere insieme, di unire le energie e di cooperare tra imprenditori diversi della filiera. Non dobbiamo guardare l'agricoltore da solo, o il commerciante da solo, o il ristoratore diversi da solo, bisogna pensare di essere in un'unica filiera. Io ho provato insieme ad altri a fare qualche progetto, uno che magari citeremo dopo è il progetto Orzo e Birra, è stato un progetto esemplare con la birreria Pedavena, secondo me da grande risultati. Abbiamo messo insieme gli agricoltori, abbiamo messo insieme anche i trasformatori. Non può l'agricoltore stare da solo e il trasformatore dall'altra parte, altrimenti c'è sempre qualcuno che ne vuole approfittare della situazione, e spesso chi vince è il commerciante o il mercante, chi fa la vendita finale. Quindi aggregazione tra agricoltori e integrazione con gli altri soggetti della filiera. L'altro è la diversificazione delle produzioni. Non possiamo assolutamente pensare di andare a finire sulla monocultura. Noi non dobbiamo pensare di dire qual è il prodotto della provincia di Belluno, il melo, la vite. No, noi abbiamo un paniere interessantissimo, abbiamo decine e decine di prodotti e su questi bisogna puntare. E soprattutto bisogna puntare sui prodotti originali, quelli che sono caratterizzanti e quelli che non sono riproducibili in altre parti. Io quando vado a proporlo a un, si diceva con gli agricoltori, a un supermercato, mi devo mettere in fila sulla fila in cui non c'è nessuno. Inutile che mi metta sulla fila a vendere il mio prodotto quando davanti ho altri 10 agricoltori, altrimenti in qualche maniera mi fregano. Quindi mi metto dove non c'è nessuno, dove la fila è vuota e dove la nicchia è vuota. Quindi diversificazione. E l'altro aspetto è la diversificazione del processo. Il processo di produzione non basta più, non basta più produrre, ma bisogna capire come produrre, e quindi la strada giusta è verso il biologico, verso il non utilizzo di sostanze chimiche. Magari mi costa di più fare il prodotto, ma devo educare il consumatore che se quel prodotto costa di più lo vale, quindi che vada a comprarlo.
ovviamente questa diversificazione di processo, questa, questo biologico, Slow Food e anch'io lo vediamo un po' di criticità soprattutto sul fatto della certificazione. Non è necessario assolutamente avere un marchio, sarebbe bellissimo con un po' di fiducia arrivare un po' all'autocertificazione e all'autocontrollo, un po' difficile, insomma, l'avere, pagare 1.000 euro un'azienda come la sua per essere certificati è un controsenso e è chinare la testa alla burocrazia e a un sistema che è errato. L'esperienza che porto è quella de, appunto, che ho citato in particolare, è quella della cooperativa La Fiorita, 220 oltre piccoli e piccolissimi agricoltori, alcuni che partecipano di più, alcuni meno, eccetera, eccetera, non sono tutti 220 attivi. Lì abbiamo concentrato gli acquisti collettivi di mezzi tecnici per produrre, abbiamo concentrato l'acquisto di macchinari, ci sono i macchinari che vengono adoperati un giorno all'anno, è impensabile che l'azienda agricola singola lo compri, insomma sarebbe un costo enorme, noi abbiamo dei macchinari e diamo in uso collettivo durante l'anno a un prezzo modico. Abbiamo messo in piedi un sistema di vendita, una vendita con uno spaccio locale, ma abbiamo creato una rete anche con Slow Food di ristoratori molto interessante sia a livello veneto che nazionale. Abbiamo messo in piedi, diciamo, una rete commerciale sempre a livelli molto modesti, perché se viene un professionista a vedere come lavoriamo si drizzano i capelli, ma insomma cerchiamo di mettere insieme un po' di competenze. Un'altra cosa interessante è in inglese il packaging, no? Il confezionamento è necessario e in questo caso bisogna raggruppare, insomma una ditta singola non può permettersi di prendere il macchinario per confezionare, per mettere sotto vuoto, mentre se tanti si mettono insieme diventa possibile andare anche da un esperto di marketing che fa il sacchetto e l'etichetta come deve essere fatto. L'altra parola, dicevo, d'ordine, vado verso la fine, è la diversificazione, ovvero la biodiversità. Io qua ho circa messo, sono poco meno di 100 ettari, la cooperativa La Fiorita ha con i suoi associati circa 100 ettari, 50 ettari di orzo, 20 ettari di mais poncio, 12 ettari di patata e cesio maggiore, 2 ettari a faro grande alpino, 1 ettaro a frumento, 2 ettari a grano saraceno, 3 ettari a fagiolo di Lamon, 1 ettaro a fagiolo gialletto, 1 ettaro a zucchero e a zucca e circa 2-3 ettari di orticole varie, cavoli, insalata, zucchini, pomodori, melanzane, misto che poi va venduto. Non sono tutte produzioni che poi La Fiorita vende, ma qui all'interno c'è anche l'autoproduzione, cioè quello che anche l'azienda si tiene. Queste sono le colture, l'orzo lo abbiamo, così adesso racconto un po' di storia, c'è sia di varietà internazionali, ma anche con la Scuola Agraria di Petri, con Slow Food, col Parco, abbiamo fatto un progetto di recupero di una vecchia varietà di orzo bellunese che ha 100 anni, ne avrà 500 anni su questo. Abbiamo recuperato anche dei campi con dei progetti a Livinalongo, qua siamo all'Arzonei, 1750 metri di altezza, fanno ancora la lavorazione a cavallo, quel cavallo perché col trattore non si va, e questo è un sistema di unire innovazione e tradizione, non è che questo sia il modo di operare, dopo vediamo, insomma, questa è una maniera per mantenere la biodiversità, per mantenere gli aspetti culturali che si diceva prima. Questo è uno dei bei, bellissimo campo, secondo me, con lo sfondo la marmolada. Questo è un campo che abbiamo fatto quest'anno a Vallada Gordina, quindi non c'è più il cavallo, ma ci sono mezzi tecnici, quindi mettiamo in campo tutta l'innovazione tecnologica che si può. Questo è un altro campo che abbiamo fatto, piccolissimo campo con San Tommaso a Gordino, col civetta, se non sbaglio, alle spalle. Questo è il mais poncio. Abbiamo detto una ventina di ettari. Il mais poncio nel 1990, quel progetto che abbiamo fatto anche col parco, io mi ricordo avevamo una decina di spighe di sponcio in mano, adesso mais poncio, farina e mais poncio ne vengono venduti quasi 500 quintali di farina. In 10 anni c'è stato uno sviluppo straordinario e io ho sempre una gran soddisfazione quando chiedo in giro conosci la farina e mais poncio e tantissimi dicono di sì. Mi piacerebbe anche se qualcuno non ha mai sentito mais poncio, facciamo un'indagine qua dentro. Mai sentito nominare mais poncio? Nessuno? E 10 anni fa, no, 10 anni fa non c'era, e tanti dicono anche non lo chiamavo in questa maniera. Per me questa è una grande soddisfazione e per me questo dice che questi progetti valgono e si possono fare. Eccolo qua, il farro, per chi non l'ha mai visto, questa è una cultura
dimenticata, questa è stata dimenticata parecchie, neanche a memoria d'uomo in questo caso, parecchie centinaia d'anni, probabilmente questo si coltivava prima del frumento, quindi parlo di 200-400 anni fa, questo è il papà del farro. Questa invece è una cultura che probabilmente pochissimi conoscono e che fino agli anni 40 e 50 c'era nelle nostre zone. Le ultime coltivazioni erano sul Nevegal, questo è il grano saraceno. Abbiamo recuperato questa cultura, ne facciamo 2 ettari, cerchiamo di spingerla, però i consumi sono bassissimi. Se pensiamo all'interno qua, anche tra di noi, quanto grano saraceno consumiamo, i consumi sono bassissimi, però è una... Belluno, Trento, Bolzano e Sondrio erano le 4 province che producevano il grano saraceno in Italia e c'erano anche i consumi. E questo è stato dimenticato completamente, lo stiamo recuperando, però qui sì che vale la prima frase che ho messo all'inizio, mangiare il nato agricolo. È chiaro che se io non mangio grano saraceno l'agricoltore non lo coltiva e quindi l'incanche se mangia la coa, insomma, se io invece chiedo grano saraceno l'agricoltore lo coltiva. Grano saraceno, farro e orzo sono culture a cui non si fa nessun trattamento, sia per scelta degli agricoltori, anche perché naturalmente il grano saraceno non serve fargli niente, anzi se si concima troppo cade per terra, quindi va benissimo così al naturale. Questa è la patata di Cesio Maggiore, anche questo è un progetto che ha dato parecchie soddisfazioni e ha permesso di portare un prodotto più in alto in produzione. Slow Food dice uno slogan: il prodotto deve essere buono, pulito e giusto. Il prodotto deve essere buono dal punto di vista sensoriale e gustativo, pulito perché deve essere fatto con tecniche ecocompatibili, giusto significa il prezzo. La patata siamo riusciti a portare un prezzo giusto. Giusto significa sia per l'agricoltore che per il consumatore. Tante volte il prezzo giusto lo confondiamo con quello più basso. Cioè, prezzo alla Lidl nel prezzo giusto, no? Quello più basso, ma non è sicuramente giusto per l'agricoltore. Noi abbiamo cercato con la patata, l'abbiamo portata da 30 centesimi a 70-80 centesimi al chilo dati all'agricoltore, magari a chi le compra, io come papà di famiglia mi sembrano tanti, però devo ragionare che non sono tanti, è il prezzo giusto, è il prezzo giusto per l'agricoltore. La patata, il fagiolo Jalet che abbiamo già visto, anche questa qua è un'enorme soddisfazione, è un presidio Slow Food e questo già a ottobre-novembre il prodotto non ce n'è più e va venduto a prezzi anche forse in questo caso non giusti per l'acquirente, 16-18 euro al chilo. Probabilmente questo non è cibo quotidiano, questo sarà un cibo per le grandi feste o per i turisti che possono, ma insomma qualche roba preziosa possiamo anche permetterci. Fagiolo di Lamon, che abbiamo già citato, la zucca, ecco, l'altra cosa, e vado a concludere, l'altra cosa importante è, e che io consiglio agli agricoltori, è di mantenere all'interno del settore tutto il valore aggiunto. Se continuiamo a fare come facevano i medagri, no, come se una volta si produceva e si vendeva la materia prima, è chiaro che l'agricoltore là è finito, farà sempre la fame. L'importante è, il consiglio quindi che do alle aziende agricole, è quella di mantenere entro sé tutto il valore aggiunto che si crea con la trasformazione e il confezionamento, ovvero mantenere all'interno dell'azienda agricola tutta la filiera, arrivare fino possibilmente al consumatore finale, non come singolo, il mio consiglio, ma come associazione, come cooperativa. E quindi c'è tutta una storia legata quindi ai prodotti. Voi non avete idea quanti cestini di questo tipo a Natale negli ultimi 2-3 anni si fanno, la gente trova, ma insomma facciamo parte anche noi della gente, no? Si sa quanto è ben accolto sia un regalo fatto con prodotti del territorio piuttosto che altre, che cesti qualunque con dentro le banane o l'ananas. Ok, ecco, io scusate un po' la velocità, questa è un po' la mia esperienza e io sono veramente ottimista verso l'agricoltura bellunese, insomma, ma tutto sta il comportamento che abbiamo noi mangiatori, insomma. Vi ringrazio. Grazie Stefano, se ci sono delle domande da